Ciao, sono Anna, ho 23 anni e sono alla fine del mio percorso di laurea magistrale di ingegneria spaziale. Allora, ho scelto ingegneria aerospaziale in realtà da moltissimo tempo, ero molto convinta sin da bambina. In realtà poi tra ingegneria aerospaziale, astronomia, astrofisica non avevo ancora deciso, però il campo sapevo che era quello perché fin da piccola mio padre mi portava tutte le domeniche al planetario. Io sono di Milano, quindi andavamo al planetario di Milano e per me era un momento bellissimo, quindi mi sono appassionata fin da bambina. E poi mi ha portato alcune volte a sentire Margaret Hack che parlava e anche lì non capendo nulla, perché comunque ovviamente si parlava di argomenti molto difficili, però ero molto affascinata. Quindi ero molto affascinata da tutte queste cose di cui parlavano, anche senza poi capirle, quindi mi piacerebbe studiarle e capirci un po' di più. E quindi niente, ho scelto di studiare ingegneria aerospaziale. Uno sicuramente è quando ho passato l'esame di dinamica a settembre del mio terzo anno, e perché stavo aspettando molto quel risultato, perché se non l'avessi passato non sarei potuta andare in Erasmus durante la magistrale. E quindi avendolo passato ero appunto molto contenta per questo, perché mi sarei laureata e quindi avrei potuto iniziare la magistrale e andare in Erasmus. Ho fatto lo scambio in Brasile, sono stata là un anno ed è stato molto interessante perché ho visto una realtà molto diversa dalla nostra, in alcuni casi un po' migliore, in alcuni casi un po' peggiore, però sicuramente molto diversa. Sicuramente difficile, però anche stimolante e mi ha, diciamo, aiutato a crescere molto come persona, non solo dal punto di vista accademico, anche dal punto di vista personale. Allora, sicuramente tenace, e direi che è molto importante per studiare ingegneria, e curiosa. Che anche questo è una cosa secondo me molto importante, perché l'ingegneria alla fine ti permette, non so, quando vai in giro di vedere una cosa e pensare a come funziona, perché non è soltanto poi ingegneria aerospaziale, anche poi qualsiasi cosa che vedi in giro pensi ah, ma come funziona quel meccanismo, e quindi secondo me è molto interessante. Suggerisco questo percorso sicuramente nel caso in cui magari ci sia già un interesse, diciamo, previo, perché essendo appunto un percorso secondo me abbastanza complesso, bisogna essere motivati. Però questa motivazione appunto può nascere pensando che l'ingegnere non è solo una figura che sta, non so, chiusa in uno stanzino al computer, ma può fare molte cose diverse. Diciamo, il lavoro poi che possiamo andare a fare nella vita è molto versatile. Per esempio, a me piace molto l'approccio pratico alle cose, per cui mi piace molto andare in laboratorio. So, laminare dei compositi, fare dei test, per cui diciamo che il lavoro poi che andiamo a fare non è per niente definito all'inizio, te lo puoi un po' scegliere in base a che cosa ti piace di più. A me piacerebbe molto lavorare nel campo dei materiali compositi nell'area, diciamo, spaziale. Quindi non mi interessano tanto gli aerei, ma più quello che, diciamo, concerne il mondo spaziale. E nello specifico penso che farò un'application per il dottorato per appunto studiare in questo campo, magari continuando quello che sto facendo ora nella tesi, che è studiare dei materiali che si autoriparano quando vengono lacerati, applicati alle tute spaziali. Secondo me non c'è un valore aggiunto in quanto ragazza, perché tutte le caratteristiche che mi definiscono possono benissimo essere caratteristiche che definiscono un ragazzo. Diciamo che secondo me l'unico valore aggiunto è che in quanto una minoranza in questo mondo siamo più, diciamo, abituate a darci da fare per emergere, per cui penso che il valore aggiunto sia più in quanto ragazza in questa posizione che in quanto ragazza in sé. Allora, il rapporto con i miei colleghi, perché di colleghe ne ho avute poche, bisogna dirlo, è sempre stato molto positivo, perlomeno nel mio gruppo di amici, nel senso che ho sempre avuto un gruppo di amici sin dall'inizio con cui mi sono trovata molto bene, ci siamo sempre aiutati molto. Però devo dire che all'interno della classe c'è molta competitività, secondo me un po' troppa, ma non è colpa del Politecnico, è colpa, secondo me, del mondo in cui viviamo in Italia, nel senso che i voti sono molto importanti.
ed è una realtà che, per esempio, quando sono stata in Brasile non ho visto, perché lì non esiste neanche il voto di laurea, semplicemente una persona si laurea in qualcosa e quindi viene assunta per quello e anche per le esperienze che ha fatto extracurricolari durante il corso di laurea. Quindi diciamo che lì c'era molta più cooperazione rispetto da noi, ma più per la società in cui vivono loro. Allora, devo dire di no, perché comunque mio padre, anche lui è ingegnere, ora anche mio fratello sta diventando ingegnere, per cui siamo una famiglia di ingegneri, e quindi mio padre mi ha sempre appoggiata. Mia madre all'inizio era un po' titubante, però visto che era fin da quando ero bambina che avevo deciso che avrei studiato qualcosa del genere, insomma, era già con l'anima in pace. E mia nonna è ancora convinta che io andrò sulla Luna, perché per lei ingegneria spaziale vuol dire questo, però sono tutti contenti, per cui devo dire che mi hanno tutti detto: oh mio Dio, ma è così difficile, però alla fine ce l'ho fatta, per cui. Questa è una nota importante, perché ho fatto il liceo classico e quindi diciamo che è stato abbastanza complesso all'inizio, perché le mie basi di materie scientifiche erano molto minori rispetto a quelle dei miei compagni, per cui diciamo che mi sono dovuta dare da fare un po' di più rispetto agli altri, però sono anche andata a parlare all'open day del mio liceo per appunto essere un testimone che insomma è possibile, non è una cosa che oh mio Dio, ho fatto liceo classico, non sono capace, perché alla fine quello che studi al liceo scientifico lo recuperi in un semestre dal Politecnico, per cui poi il divario non esiste più. Secondo me il Politecnico potrebbe sponsorizzare dei modelli nelle scuole, perché secondo me far vedere delle figure, diciamo, femminili in delle posizioni di potere o comunque anche se non ai top del, diciamo, di un'azienda, comunque in delle posizioni che sono considerate più maschili, è molto importante, perché anche le persone cominciano a capire che è una cosa normale. Perché, per esempio, questo è un aneddoto, poi sono andata dal meccanico l'altro giorno con la macchina e il problema era che il catalizzatore non aveva l'efficienza sufficiente per essere considerato a norma, e mi ha detto: ah, il problema è questo, poi dillo a tuo padre, lui sicuramente lo sa. Io l'ho guardato e gli faccio: guarda che lo so anch'io che cos'è un catalizzatore. Il mio percorso a ingegneria è possibile riassumerlo con una frase che è: per aspera ad astra, visto che sono una classicista. Quindi buona fortuna.